Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Quest'oggi vi mostrerò come usare in modo corretto la VMedia Game Capture HD. Vi mostrerò come settarlo dall'interno, ovvero da acceso. Vedremo come settare la qualità, roba varia. E poi vi mostrerò come renderizzare tramite Sony Vegas il video. Questa parte va bene credo per tutti le schede di acquisizione esterne che ci sono in circolazione, quindi bene o male quelli sempre sono i settaggi. E intanto, prima di mostrarvi tutto, vi mostrerò la mia nuova sigla. Ed eccoci ragazzi, stavolta passeremo alla parte del game capture in cui i settaggi. Appunto, questo è il telecomando. Vorrei farvi vedere anche come è montato, però ho provato prima ma non si vede niente. Quindi andiamo sul menu, leggete registrazione e snapshot. Qui cliccando potete appunto mettere i supporti, cioè cliccare quale supporto volete utilizzare, perché appunto il game capture davanti ci metterete la presa USB. Potete vederlo forse, sì, si nota qui un pochettino, vedete qui c'è una presa. Dentro sotto c'è un cassettino dove si mette un hard disk SATA, col cazzo è, non me ne intendo di sta roba. Comunque appunto, se io clicco ok mi fa scegliere di disco locale partizione 1, io uso la USB perché mi trovo più comodo ma non l'ho collegata. Comunque questa è più che altro una cazzatina, adesso non so perché ma è buggato, non mi torna indietro, quindi devo cliccare forza menu. Poi c'è gestione file, stessa cosa qui, clicchiamo ok. Qui invece da qui dentro non vediamo solo ciò che registriamo, ma lo eliminiamo, lo copiamo, decidiamo cosa farne. Vedete? Dopodiché, adesso funziona, non so perché, impostazioni. Ora qui vedete la lingua, italiano. Il formato data e ora, risparmio energia, qualità video, cliccate, qualità buona io ho messo perché, allora, possiamo decidere qui. Allora, prima di tutto vi dico direttamente che, allora, se voi non aggiornate la VMedia, il massimo della risoluzione sarà 1280x720 pixel. Quindi sarà questa la massima risoluzione, mentre se lo aggiornerete alla penultima, perché l'ultima non so perché a me è buggata, non me la fa fare. Comunque la penultimo aggiornamento che serve per il software vi farà appunto un upgrade della scheda che vi farà registrare fino a 1920x1080 pixel. Ora io scelgo buona o lunga max registrazione perché? Perché anche se io metto ottima, notate 15, oh che cazzo, vabbè, comunque mettendo ok appunto fa vedere che abbiamo selezionato. Comunque potete vedere il numero di bitrate, 15.0 megabyte, megabit, sì, megabit credo sia, comunque bitrate, 15 milioni di bitrate, chiamiamoli così. Comunque ho messo appunto questo numero di bitrate, è la qualità ottima appunto. Io non la seleziono mai perché tanto quando metteremo i video su YouTube non ci servirà, cioè nel senso che a meno che voi non abbiate voglia di mettere un video con così tanta qualità e quindi c'è a discapito del tempo, a discapito del tempo di rendering, non serve a nulla. Io comunque per una qualità full HD consiglio di mettere anche massimo buona, anche 10 milioni di bitrate o 10.0 megabit come preferite, io non è che comunque va bene lo stesso, capite? Quindi anche se, cioè io vi consiglio comunque di mettere lunghezza massima registrazione, perché tanto quando andremo a renderizzare
noterete che non cambierà molto la qualità video. Quindi io vi consiglio o buona o lunghezza max. L'ottima per me, in caso se avete, allora, se avete una connessione ottima, un PC potente, veloce, ve la consiglio, perché comunque è più qualità per il video. Ma comunque quando lo metterete su YouTube il video non sarà proprio il massimo della qualità. Poi qua c'è la qualità istantanea, lasciate ottima, perché comunque non cambia niente, anzi è meglio. Gestione dispositivi e archiviazione, qui decidiamo che cosa vogliamo, dove vogliamo registrare, lo sceglieremo, si sceglie di solito, però siccome io ho solo l'hard disk esterno dentro, non mi fa scegliere. Poi sotto aggiornamento firmware, ripristina impostazioni di fabbrica, informazioni sul prodotto, potete vedere che il mio aggiornamento è 3.2.0, appunto c'è un altro aggiornamento ma è buggato, non va. Ora spero di essermi spiegato bene. Vi consiglio appunto di registrare, cioè di fare l'upgrade del video e del game capture appunto, e null'altro. Adesso passiamo al rendering, in cui appunto vi ripeterò sempre le solite cose, e adesso appunto attiviamoci, andiamo dall'altra parte. Ok ragazzi, adesso siamo alla parte del rendering su Sony Vegas. Io uso l'11, ma va bene anche il 10, usavo il 10, anzi il 10 ha meno bug, l'11 qualche bugino, c'è qualche altra, mi si frizza. Però vabbè, adesso passiamo appunto alla parte più importante, il rendering, che mostrerà la qualità finale del nostro video che andrà su YouTube, che sottolineo che su YouTube comunque un po' di qualità la perde, però la perde, più sarà di qualità sul rendering, più comunque rispecchierà anche molto quella di YouTube. Quindi adesso apro un gameplay che appunto ho fatto per voi, l'ho fatto giusto sul momento, Resident Evil 4. Ok, allora sì, 4, vabbè, dai 6. Comunque adesso, passando subito per tutti i fatti, io la prima cosa che faccio appena metto un video proprio sul video è perché appunto vi spiegherò per abbellire il video, poi la firma, le altre cose non ve le spiego oggi, se vorrete sapere come si mette la firma magari ve la spiego più avanti, cioè se vorrete. Allora, la prima cosa che faccio per fare il video, per aggiustarle tutto, è cliccarci sopra e ora metto, prima di tutto metto full, non lo metto perché per farlo vedere a voi, perché so che c'è sto problema, metto full e ora noterete, adesso cliccando bene in giro, sperando di beccare una parte che si... Ah, ecco, noterete che qui vedete che c'è Carla con lo zombie, notate che c'è questo effetto tipo di sdoppiamento di immagine, noterete che qui Ada, cioè Carla, è un mutante, cioè lui si sdoppia la testa e si sdoppiano le mani, non è una cosa normale, magari voi dite, ma il movimento, no, non è il movimento, perché noterete che alla fine è proprio un errore, cioè questo effetto fantasma non ci dovrebbe essere. E per aggiustarlo, perché poi nel video poi si nota questo problema, dà un effetto sfocato, strano, sbiadito. Allora, per aggiustarlo dovrete cliccare tasto destro sulla barra del video, proprietà, video event, qua vedete che è spuntato Smart Resample, mettete Disable Resample, cliccate, guardate bene l'immagine, adesso io clicco ma guardatela, guardate bene le mani, metto ok, tadan! Avete visto che comunque il video si è riunito, ora guardate, ve lo rifaccio vedere, rimetto Smart Resample, guardate. Oh my lord! Ok, comunque mettete Disable Resample, ok. E noterete che già il video, credetemi, migliorerà, cioè, se no è uno schifo, se no, madonna, è inguardabile. Poi una cosa che faccio io, persona, che è un gusto soggettivo, una cosa proprio mia, è mettere o cliccare qui, Event FX, oppure andare direttamente qui sotto, Video FX, che c'è un effetto che a me piace, che si chiama Color Corrector, noterete qui proprio qui davanti, cliccate il default, oppure cliccate, vabbè, ora trasciniamo direttamente questo,
cioè cliccate su quello corrector così, lo portate, poi cliccate la tendina e mettete Studio to Compure RGB. Noterete, guardate bene l'immagine di Carla, guardatela, fissatela, ok? Avete notato che la saturazione o comunque i colori sono un po' più vivi, lasciando via quell'effetto di patina, vedete? Però ciò magari incide molto sulle luci perché aumenta il contrasto, quindi nelle fasi magari più buie il gioco risulta molto scuro, oppure quando è chiara è molto chiaro. Infatti io ne sono fatto una mia di settaggio, infatti vi consiglio di giocare là un po', perché se andate su custom ci sono appunto i settaggi da modificare, vedrete che potrete divertirvi. Beh, comunque vi consiglio di metterlo o non metterlo, comunque se a voi non piace potete anche toglierlo, l'importante è che mettete quel disable resample, perché se no il video non si può vedere. Adesso passiamo al rendering, l'amato rendering. Adesso andiamo appunto su File, Render As. Allora, ora come arrivo sto facendo così, mentre registravo prima ho notato che ci sono altre voci, però adesso non vi sto a dire niente, faccio come sto facendo io così non vi impappino la testa. Poi magari se ci sono aggiornamenti su come renderizzare vi aggiornerò io senza problemi. Allora, prima cosa che dovete fare è cercare Sony APC MVC MP4. Cliccate tendina, cliccate sul primo, Memory Stick QVGA, e mettete Custom Template, o come si template, come si legge. Cliccate su Project, perché partiamo da destra, mettiamo Video Render Quality, Rendering Quality, mettete Best, System MP4, Audio AAC, Sample Rate mettete 44-48, comunque risparmiate spazio anche nelle piccolezze voi, anche se io sembro di ignuso perché risparmio ovunque, però comunque fidatevi che serve. Qua mettete 128 perché il game capture registra 128 dell'audio, poi l'audio mettete stereo 5.1 come preferite, andate però comunque sempre spazio. Andate su video e qua c'è la parte più importante. Allora, di tutto dovete mettere include video, come qua dovete mettere include audio se non registra niente, cioè non registra quella parte. Video format mettete AVC. Frame size, file, mettete. Allora, o high definition 720p o 1080p, come avrò spiegato prima, e lo rispiegherò adesso in caso non l'ho spiegato, oppure l'ho spiegato male. E allora, qua. Dipende da come avete registrato il vostro gioco, ovvero con l'aggiornamento, appunto, la Vermedia Game Capture HD ha la possibilità, cioè con gli ultimi 2-3 aggiornamenti, infatti aggiornatelo, anche se l'ultimo è buggato, poi comunque vediamo. Comunque, con l'ultimo aggiornamento la Vermedia registra 1080p anche. Quindi se il gioco l'avete registrato a 1080p, per esempio Gran Turismo Final Fantasy, lo registrerete in appunto, lo potete renderizzare in 1080p, però la maggior parte dei giochi come FIFA, Resident Evil sono a 720p, quindi per adesso mettiamo 720p. Profile, main, mettiamo height, perché io metto height perché è meglio di main. Cabac, poi qua frame rate mettete 29.9, no è 170, però se vorrete potete anche mettere 50, 59 come preferite, comunque sempre spazio che risparmiate e non si nota tanta differenza perché a occhio nudo così si nota se li compari vicino, però se no se non li stai lì a confrontare fanno bene anche 29, tranquillissimo, cioè i giochi possono anche girare a 30, sbaglio, quelli da PSP vanno a 30 frame rate, ma vuol dire cavolate, infatti stiamo zitti, comunque così va bene. Poi field order mettete, io metto non, non mi sembra che sia molto come qualcuno questa roba. Poi qua pixel ratio mettete 1000, qua è la parte più importante, ovvero qua dovrete scegliere il bitrate, perché prima di tutto qua c'è allow search to adjust frame. Comunque qui c'è allow search to adjust frame rate, che non so cosa sia, però
Attivatelo voi, non mi ricordo se l'ho attivato o attivatelo. Comunque qua c'è il bitrate, che è la parte più importante, ovvero quanti bit avete registrato il vostro gioco. Sicuramente quando ho messo, cioè prima quando vi ho mostrato la VR media, cioè i settaggi della VR media, vi avrò detto che appunto per risparmiare spazio io metto i soliti 8 milioni di bitrate, perché comunque si può scegliere anche più alta qualità, più è capiente il video, ma siccome io so che un video non lo metterò mai a 12 milioni di bitrate perché mi occupa un bordello, metto già anche qua, io metto già 8 milioni. Poi ovviamente, più il video è piccolino e più magari sono propenso a mettere più bitrate, magari se un video so che mi dura 2 minuti li metto più milioni per fare il video più bello da vedere, ci mancherebbe, perché comunque tanto cioè, non mi cambia la vita se pesa quei 50 100 mega in più, anche 200, quindi se dura poco li metto di più, però di base io metto 8 milioni se 720p. Se invece è full HD io vi consiglio di mettere più bitrate, perché comunque siccome l'immagine è più grossa richiede più bitrate, siccome la risoluzione è più grande, quindi magari da che 8 milioni è appunto la VR media vi setterà la base della qualità più bassa è 10 milioni, quindi metterete 10 milioni. Ora io non so perché, non so se dipende da sta B, però quando io renderizzo mi mette meno bitrate di quanto metto, ovvero se io metto voglio 8 milioni devo alzarlo un po' in scala di 1 milione e mezzo, quindi quando io voglio 8 milioni metto 9 milioni e mezzo e dopo che renderizzo in automatico mi mette sugli 8 milioni comunque, massimo poco più o poco meno addirittura, quindi io vi consiglio di mettere che se per 8 milioni mettete 9,5, comunque sempre 1 milione e mezzo in più di bitrate. Poi qua in code mode mettete render using GPU if ever blablabla. Per sapere se la vostra GPU può essere utilizzata andate di on su system e cercate GPU could is ever blablabla, quindi potete sapere che potete usare anche la vostra GPU per renderizzarlo, ok? Se sbaglio velocizzerà il processo. Comunque mettete, prima di mettere ok qui salvate il vostro tutto ciò che avete fatto, lo potrete salvare in modo da non doverlo ripetere ogni volta. Io lo ripeto perché ogni volta ci do un'occhiata anche se ho salvato i settaggi, perché comunque cambio spesso il bitrate, come vi ho detto dipende dal video, però se vorrete appunto avere già i dati salvati, e vi consiglio di averla a parte anche per il full HD, mettete che so un nome PC, salvate, mettete ok e noterete che più in basso qua ci sono i miei. Ora vi clicco un attimo il mio, che ne so, custom, vedete io non ce l'ho la V, infatti mi ricordo di averla messa. Andate su PC, mettete tadan, ci sono i nostri dati. Ora se volete PC c'è, cioè la V toglietelo, mettetela. Comunque ci sono tutti i dati che abbiamo messo e quindi in teoria abbiamo finito, basta mettere ok, abbiamo cliccato qua. Se va lì vuol dire che lo dobbiamo usare. Dopo aver cliccato e mettiamo render. Vabbè, prima di mettere render mettete il nome magari dove volete salvarlo, in caso appunto vi non sapete dove finisce. Comunque dopo che schiacciate render il gioco è fatto. Adesso in teoria ho finito. Se avete domande commentate, chiedete, non abbiate problemi, cioè, io sono qui per quello, cioè, ho fatto sto video per spiegarvi se poi non avete capito niente, non mi serve appunto a nulla averlo fatto. Appunto commentate, chiedete, ricordate che nessuna domanda è stupida, cioè magari se uno non capisce anche la più piccola cosa magari può essere il problema più grande per un video uscito male. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se volete iscrivervi iscrivetevi, un ciao da Rasciolo, ciao a tutti, alla prossima.